Criminale essenziale, lo spazio. Secondo appuntamento con questo, con questa programmazione non tanto survoltata quanto persa inizialmente e ripresa e scissa e integrata nel suo tempo tra alcuni film essenziali davvero sull'uso criminale dello spazio, sulla capacità dello spazio di essere un serial killer, se no, non fosse che per quei caricatori di, non di decine, di centinaia e centinaia di fotogrammi che sono le pellicole, che sono tutti, diciamo, tutte le trascrizioni, gli appunti, le note, in qualche modo gli storyboard mentali di qualunque film. Criminale essenziale, lo spazio è iniziato, come saprete, con un film abbastanza stupefacente di Jerzy Skolimowski, Essential Killing per l'appunto. I grandi cineasti, Vagamazzo è uno di questi, non è che se ne sia reso conto, ce ne siamo dovuti rendere conto tutti, spero, negli ultimi 2, 3, 5, 10 anni. Uscito dalla leggenda della persona che ha fatto più di 100 film, dell'ex aiuto gangster, giovane Yakuza, eccetera, eccetera. Non è questo, ribadisco, però la leggenda di Vagamazzo merita di esistere, perché Vagamazzo è uno dei, ripeto, dei grandissimi registi. Mi viene in mente in questo momento Kubrick, mi viene in mente Ulmer, a tratti Lang, che però è più figurativo, quindi si salva da un'altra parte, mentre Vagamazzo non punta a salvarsi, meno che mai Kubrick, ancor meno se ci pensiamo il film di lunedì, film dell'altro giorno, cioè ripeto, Essential Killing, che in qualche modo ci dà una parte del titolo di questo appuntamento per tutta questa settimana e oltre. Criminale essenziale, lo spazio, che propone oggi per l'appunto due Vagamazzo inediti che mandiamo in onda troppo felicemente, sono Piscina senza acqua, Vagabondo del sesso, entrambi questi sono appunto di Vagamazzo, e poi Despair, uno dei film più strani di Fassbinder. Un film che, seguendo una falsariga di un romanzo nabokoviano, riesce senza rovesciarlo, senza allontanarsi troppo da lui, riesce però da questo sublime scrittore che è Nabokov, che sembrerebbe l'opposto di Fassbinder, e che invece è Fassbinder a farci capire che lui è l'opposto di qualunque altra cosa, ma nel senso che tutti i modi di fare cinema a un certo punto gli diventano naturali. C'è una sorta di naturalezza che fa impressione, film dopo film, fino a Kerel, fino all'ultimo film, in Fassbinder, che è questa costanza nel... È una sorta di cinema Zelig, ma proprio inteso nel senso più alto, un cinema che ruba il tempo a tutti gli altri cinemi, un cinema che è in ogni momento hollywoodiano senza doverlo essere, un cinema che è nabokoviano, cioè il massimo della liquidità, e poi però delle piccole pepite che fregano contro le pareti dei canali o dei film, o della visione che sembra sempre così liscia, e invece in Nabokov la visione è sempre cieca, più acuta è e più ci porta fuori dal fulcro cieco e ottuso dell'autore stesso. Vabbè, due film di Vagamazzo, un film di Fassbinder, entrambi contrari a se stessi, due capolavori e mezzo, tre. Buona visione. Criminale essenziale, lo spazio.
secondo appuntamento con questo, con questa programmazione non tanto survoltata quanto persa inizialmente e ripresa e scissa e integrata nel suo tempo tra alcuni film essenziali davvero sull'uso criminale dello spazio, sulla capacità dello spazio di essere un serial killer, se no, non fosse che per quei caricatori di, non di decine, di centinaia e centinaia di fotogrammi che sono le pellicole, che sono tutti, diciamo, tutte le trascrizioni, gli appunti, le note, i, in qualche modo gli storyboard mentali di qualunque film. Criminale essenziale lo spazio è iniziato, come saprete, con un film abbastanza stupefacente di Jerzy Skolimowski, Essential Killing per l'appunto. I grandi cineasti, Vacamazzo è uno di questi, lo si è, non è che se ne sia reso conto, ce ne siamo dovuti rendere conto tutti, spero, negli ultimi 2, 3, 5, 10 anni. Uscito dalla, così, dalla leggenda della persona che ha fatto più di 100 film, dell'ex aiuto gangster, giovane Yakuza, eccetera, eccetera. Non è questo, ribadisco, però la leggenda di Vacamazzo merita di esistere, perché Vacamazzo è uno dei, ripeto, dei grandissimi registi. Mi viene in mente in questo momento Kubrick, mi viene in mente Ulmer, a tratti Lang, che però è più figurativo, quindi si salva da un'altra parte, mentre Vacamazzo non punta a salvarsi, meno che mai Kubrick, ancor meno se ci pensiamo il film di lunedì, film dell'altro giorno, cioè il, ripeto, Essential Killing, che in qualche modo ci dà una parte del titolo di questa, di questo appuntamento per tutta questa settimana e oltre, Criminale Essenziale, lo spazio, che propone oggi per l'appunto due Vacamazzo inediti che mandiamo in onda troppo felicemente, sono Piscina senza acqua, Vagabondo del sesso, entrambi questi sono appunto di Vacamazzo, e poi Despair, uno dei film più strani di Fassbinder, un film che, seguendo una falsariga di un romanzo nabokoviano, e riesce senza rovesciarlo, no? senza allontanarsi troppo da lui, riesce però da questo sublime scrittore che è Nabokov, che sembrerebbe l'opposto di Fassbinder, e che invece è Fassbinder a farci capire che lui è l'opposto di qualunque altra cosa, ma nel senso che tutti i modi di fare cinema a un certo punto gli diventano naturali. C'è una sorta di naturalezza che fa impressione, film dopo film, fino a Kerel, fino all'ultimo film, in Fassbinder, che è questa costanza nel... è un sorta di cinema Zelig, ma proprio inteso nel senso più alto, un cinema che ruba il tempo a tutti gli altri cinemi, un cinema che è in ogni momento hollywoodiano senza doverlo essere, un cinema che è nabokoviano, cioè il massimo della, della liquidità, e poi però delle piccole pepite che fregano contro le pareti dei canali o dei film, o della visione che sembra sempre così liscia, e invece in Nabokov la visione è sempre cieca, più acuta è e più ci porta fuori dal fulcro cieco e ottuso dell'autore stesso. Vabbè, due film di Vacamazzo, un film di Fassbinder, entrambi contrari a se stessi, due capolavori e mezzo, tre. Buona visione.